Si respira clima di estate sulla costa fanese, complice la prima importante ondata di caldo. Gli stabilimenti balneari sono pronti ad accogliere clienti affezionati ai turisti. Infatti, la prossima stagione dovrebbe rappresentare la vera svolta con una ripartenza del settore. Si è tornati a viaggiare e le misure sanitarie per il contrasto alla pandemia sono state drasticamente ridotte. Per agevolare gli stabilimenti, la Regione ha anche concesso la possibilità di posizionare gli ombrelloni nelle aree giochi, negli spazi dedicati ad altri usi e nelle fasce di spiaggia libera, dove possibile se sarà mantenuto il distanziamento di 10 metri quadrati. L'attenzione è rivolta più che mai anche ai turisti. A Fanno, per la prima volta, è stato siglato un accordo tra l'Associazione dei Bagnini e gli alberghi consorziati per riservare gli ombrelloni a chi è in vacanza nella nostra città. C'è stata una stretta di mano, un accordo siglato, un patto di massima accoglienza con i turisti, quindi di piena collaborazione, come del resto c'è stato anche negli altri anni. Però diciamo che quest'anno l'abbiamo ufficializzato all'inizio della stagione. E questo, dai, ci serve a creare questa ottima sinergia e collaborazione, piena collaborazione con le strutture alberghiere e stabilimenti balneari, che sicuramente porterà vantaggio alla città e a tutte le strutture. A sottolineare il lavoro di squadra è stato anche l'assessore Etienne Lucarelli, presente alla conferenza stampa che si è tenuta ai Bagni Sergio a Sassonia di Fano, lo stabilimento che sin dall'inizio ha puntato sulla collaborazione con gli alberghi per offrire un servizio di accoglienza migliore e ben strutturato. Lorena, nel dettaglio come si concretizza questo accordo, come verranno gestiti i turisti? Guarda, qui a Fano ogni hotel, ogni struttura si organizza come meglio crede. Noi abbiamo una collaborazione forte con l'Hotel Continental e noi lasciamo praticamente tutti gli ombrelloni necessari per coprire tutte le loro prenotazioni e ogni tanto ci confrontiamo per sapere a che punto sono loro, proprio per far in modo di accogliere veramente tutti i loro clienti. Ma collaboriamo anche con altre strutture che di volta in volta ci chiamano e prenotano in contemporanea sia la camera che l'ombrellone, così sono certi che all'arrivo trovano quello che serve. Però per evitare che gli ombrelloni poi rimangano vuoti, lasciate un avviso ai turisti stessi. Sì, guarda, sono qualche anno che praticamente metto in bacheca questa comunicazione. Quando andate in vacanza ditecelo, perché così questi ombrelloni non rimangono sfitti e possiamo accogliere altri turisti, accontentare altre persone. Penso che sia una cosa bella. Nel suo stabilimento questa mattina è stato issato il vessillo simbolo della collaborazione. Dal prossimo anno verranno posizionati in tutte le spiagge che aderiscono all'iniziativa. Faremo questo simbolo, quest'anno l'abbiamo studiato a aprile e non siamo riusciti a stamparlo, ne abbiamo solo uno, il primo vessillo che è stato messo è qui ai Bagni Sergio. Ci teniamo perché anche il turista sa dove venire e cosa avrà in cambio di questa accoglienza, di questa collaborazione con i bagnini. A proposito di turisti, ha annunciato anche una bella novità in vista delle festività del 2 giugno del ponte. Col ponte abbiamo preso degli accordi con delle agenzie estere. Con i turisti che vengono dall'estero per imbarcarsi ad Ancona, noi stiamo portando una convenzione per farli fermare uno o due giorni a Fano. Nel frattempo si spera nelle buone condizioni meteo sia per i prossimi fine settimana sia per l'intera stagione. Grande collaborazione con i bagnini, abbiamo fatto una stretta di mano e un brindisi tutti insieme perché ormai è conclamata la cosa qui in spiaggia ai Bagni Sergio, l'apertura della stagione, in tutti gli effetti, tempo, mare e naturalmente la simpatia dei fanesi e dei bagnini fanesi.